Tenuta di Sipio, presentazione della Lux Pallacanestro Chieti che dal 3 ottobre parteciperà per il secondo anno consecutivo al campionato di Serie 2. Presidente Gabriele Marchesani, si respirava un grande entusiasmo. Sì, una bellissima serata, un'ottima presentazione, grazie a voi, grazie a tutti coloro i quali sono intervenuti. E siamo contenti, ecco, di essere arrivati fino a questo punto, di ricominciare una stagione molto importante e impegnativa dopo quella bella, fantastica dello scorso anno. Come ho detto prima durante la presentazione, rimane d'obbligo l'obiettivo della salvezza e tutto quello che verrà di più ce lo prenderemo con tanta soddisfazione. Fino a qualche ora prima della presentazione, test amichevoli, l'ultimo con Montegranaro, da sabato si farà sul serio con la Supercoppa e poi il 3 ottobre sarà campionato. Sì, anche se la Supercoppa diciamo che ci puntiamo, però saranno dei test importanti sempre precampionato, poi quello che conta è l'inizio, il 3 ottobre in casa con Forlì. Però dobbiamo ben figurare anche in Supercoppa. Come sta Cameron Jackson? Cameron Jackson si è ripreso totalmente, ma non aveva nulla se non un piccolo affaticamento. Poi lo staff medico ha deciso di non rischiarlo, perché comunque erano delle amichevoli e comunque un giocatore che ormai si sa tutto di lui, un giocatore conosciuto, un giocatore solido, è una garanzia, quindi il coach ha preferito dare spazio ad altri ragazzi.